purtroppo si è verificato quello che tutti noi auspicavamo non accadesse. Purtroppo si sa che le strutture ospedaliere o comunque le RSA erano delle potenziali bombe proprio per questa diffusione del virus. L'incubo a Bucine è diventato realtà con 30 contagi da Covid-19 all'interno di una RSA. Alcuni giorni fa un degente ha iniziato a presentare uno stato febbrile che è stato in un primo momento monitorato d'accordo con il medico di base e con la struttura sanitaria, e poi però nei giorni successivi, per il perdurare dello stato febbrile, si sono presentati anche altri stati febbrili in altri degenti, quindi dietro anche nostra insistenza comunque è stato fatto giovedì il primo tampone. Da qui il primo caso positivo. Il Dipartimento di Igiene Sanitaria ha poi provveduto ad effettuare 39 tamponi tra degenti e personale, 30 i contagi, 22 tra gli ospiti della struttura. Fortunatamente ad oggi non ci sono situazioni gravi, tant'è vero che nessuno di loro è stato trasferito in ospedale. Quindi sono situazioni comunque gestibili, sia come stato febbrile che anche come difficoltà respiratoria, diciamo nei parametri sostenibili. Ovviamente sono costantemente monitorati e seguiti, però spero proprio che la ASL o chi per essa ci consenta e ci doti di un'assistenza superiore e più qualificata. Il fenomeno si è sviluppato al piano zero della struttura, che è articolata su tre piani e che ospita in tutto 83 anziani. Sono ovviamente scattate tutte le misure necessarie per contenere il contagio. Noi stiamo operando e abbiamo messo insieme tutti gli accorgimenti per evitare che il virus esca da quel reparto. Però la cooperativa da sola non può certo farsi carico di questa situazione. La situazione ottimale sarebbe ci fosse la possibilità di sgomberare il reparto e dare a questi degenti appunto le cure adeguate che si meritano. In alternativa, visto che di fatto è diventato un reparto diciamo di malattie infettive, perché più o meno sono tutti contagiati, a questo punto potrebbe essere veramente un reparto Covid-19 del quale poi l'ASL si potrebbe fare carico a livello di assistenza qualificata e di macchinari insomma adeguati per un reparto di malattia infettiva. I tamponi adesso saranno effettuati anche su tutti gli altri pazienti e operatori.